Buongiorno e benvenuti al terzo appuntamento con Unione Professionisti All News. In questa puntata parleremo di competenze professionali e riforma delle professioni tecniche, tutte le ultime notizie. L'architettura si tinge di rosa, Arc Vision 2016, Jennifer Seagal vince la quarta edizione. Il cronoprogramma della riforma del catasto e della revisione dei valori catastali pubblicato sul documento di economia e finanza 2016. La revisione dei percorsi formativi professionali è uno dei punti cardine della riforma delle professioni tecniche di cui dovrà occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia a cui parteciperanno ordini professionali e governo. Dal punto di vista della formazione, inoltre, il Piano Nazionale analizzerà la situazione di ogni professione, focalizzando la sua attenzione sugli aspetti pratici che il tavolo tecnico deciderà di risolvere. Jennifer Seagal è la vincitrice del quarto premio Arc Vision 2016 Donne Architettura. Il premio è stato assegnato dalla giuria all'unanimità e la vincitrice è stata definita come un pioniere senza paura nella ricerca e nello sviluppo di sistemi costruttivi prefabbricati a basso prezzo per gli utenti e per le aree svantaggiate. Con la legge di stabilità 2016 il governo ha inteso privilegiare interventi in aree particolarmente critiche attinenti al processo di determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione produttiva e industriale. La misura, oltre a costituire un passo importante nel processo di revisione dei valori catastali delle categorie di fabbricati soggette a stima diretta, definisce un criterio univoco di individuazione delle tipologie di macchinari e impianti che non devono essere considerate ai fini del calcolo della rendita catastale. Con questa notizia si conclude il terzo appuntamento di Unione Professionisti All News. Come sempre vi invitiamo a condividere il video e iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci sui social e iscrivervi alla newsletter sul blog di Unione Professionisti per rimanere sempre aggiornati sulle offerte dei nostri corsi professionali. Appuntamento per sabato prossimo, sempre qui su Unione Professionisti All News.